Gestire l'entusiasmo, metabolizzare la gioia per la vittoria, approcciarsi a una dimensione mai conosciuta sul campo come la Serie D. Prospettive dell'Ugento che dopo il primo posto nel girone B di Eccellenza e il poker rifilato al Bisceglie nella finale di Francavilla Fontana ha visto il salto di categoria diventare realtà. Uno step che il presidente dell'Ugento Massimo Denuzzo racconta così. L'Ugento comunque posso dire che comunque ha meritato la vittoria, però era un avversario temibile che io personalmente avevo paura, insomma, di affrontare, considerato il blasone e la voglia che avevano comunque di vincere quella partita. Però i migliori in bocca al lupo per questi playoff che andranno ad affrontare. Per far sì che ci sia un'altra pugliese in Serie D il prossimo anno. Nell'Ugento, che si prepara alla prima volta nella prima lega del calcio dilettantistico nazionale, ci sarà una conferma in panchina. Si riparte, assicura Denuzzo da Mimmo Oliva. Resterà Mister Oliva, ancora non ci siamo seduti a parlare, però voglio dire, ci sono le basi per proseguire sicuramente il rapporto anche per il prossimo anno. Non fosse altro per i meriti dell'allenatore che è riuscito a questa cavalcata vincente e di tutti i ragazzi comunque che hanno contribuito affinché Ugento arrivasse in Serie D. Nessuna rivoluzione in rosa, quella ricca di sudamericani e spagnoli come il capocannoniere Julen Bernaola, 14 reti per lui, che ha firmato l'impresa. Continuità e pochi proclami, l'Ugento 2023-24 si prepara a voltare pagina in vista della prossima stagione con questo spirito. Si riparte dallo zoccolo duro e si andrà sicuramente a rinforzare, più che altro considerato il fatto che si andrà ad affrontare una categoria che per noi è la prima volta che andiamo ad affrontare, quindi si partirà dallo zoccolo duro e poi si andranno a fare quei movimenti che si riterranno opportuni, insomma, insieme alla dirigenza, quindi non si smantellerà nulla, si partirà da una base solida.